La partita direi che è praticamente chiusa, 2-0 per la Lazio in casa. La Lazio adesso è un periodo di grande forma, in grande spolvero. Credo che difficilmente l'Empoli, anche se sta giocando bene, possa riaprire la partita. Siamo al 20° del secondo tempo, per cui ancora 2-0. Io credo che sia chiusa, ecco. Ok, e adesso invece vai pure, Ilaria, di No, pure. secondo me invece l'Empoli un gol lo fa. Quindi tu non Sì, sei sì, d'accordo sì. con Modelli, guarda No, che è la no, prima sono volta che d'accordissimo, succede, eh. cioè vince la Lazio, però secondo me l'Empoli per come sta giocando in questo secondo tempo un gol lo può anche fare. C'è appena stata una semi-occasione, un paio di passaggi tra Pozzi e Saudati che sono stati interrotti da un intervento della Lazio, però Alberto, ce la se può fare. indovini il pronostico, cosa fai? Io? Ah, ma lei è brava, io spero che l'indovini, anche perché l'Empoli è una squadra simpaticissima, è l'unica squadra dove ci sono 10 italiani e uno straniero, per cui credo che sia poi per tutti una cosa simpatica, Meritevole carina, anche. meritevole. Bene, 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 bene. Sta giocando Allora, bene. due considerazioni invece sul Bologna, caro Alberto, perché Cassola è andato in tegol, come si dice in gergo. No, Cazzola finalmente, a me ha fatto tanto piacere perché ha detto le stesse cose che avrei detto io, cioè è inutile che noi troviamo sempre l'alibi dell'arbitro quando non guardiamo gli errori in casa nostra. E credo proprio che l'altra sera, venerdì sera allo stadio, siano stati evidenti. Il presidente l'ha rimarcato, io sono non d'accordo, di più, d'accordissimo. Cioè la squadra nel primo tempo si è fatta mettere sotto dal Mantova abbastanza chiaramente. Poi c'è anche da dire che il Mantova ha sbagliato un paio di gol importantissimi e facilissimi e questo ha permesso